Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiediamo. Ed egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere alla tua destra, concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono stati considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra di voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà il vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà lo schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Sediamo. Abbiamo sentito questo Vangelo in cui i figli di Zebedeo, cioè Giacomo e Giovanni, due fratelli, si avvicinano a Gesù per chiedere di regnare con lui quando lui stabilirà il regno di Dio. E d'altra parte, lo sappiamo, il popolo ebraico si aspettava il Messia come un Messia politico, colui che avrebbe restaurato il regno di Israele, che in quel momento era sotto il dominio di Roma. E quindi, avendo riconosciuto in Gesù il Messia, si aspettavano che lui ricostituisse il regno di Israele. Quindi il regno di Dio e il regno di Israele, nella mentalità comune di quel tempo, erano la stessa cosa. Ma lo sappiamo, il regno di Dio, l'ha detto Gesù proprio nella Passione, il regno di Dio non è qualcosa legato a un territorio o legato a un potere politico. Il regno di Dio invece è fare la volontà di Dio, quello ricordiamocelo sempre, perché appunto quando Gesù diceva il regno di Dio è in mezzo a voi, lo era perché c'era lui che stava facendo la volontà di Dio. Ecco perché poi quando manda i discepoli a due, li manda innanzitutto a curare le persone, a prendersi cura delle persone. E in questo modo diventava vero l'annuncio che il regno di Dio è arrivato, che il regno di Dio è vicino. Perché? Perché c'erano loro, i discepoli, gli apostoli, che come Gesù stavano facendo la volontà di Dio e quindi rendevano presente il regno di Dio in quel posto. Ripeto, ricordiamocelo sempre che nel Vangelo di Luca c'è una versione del Padre Nostro in cui non si dice sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, ma si dice solo venga il tuo regno, perché il sia fatta la tua volontà è la stessa cosa che dire venga il tuo regno. Quando noi facciamo la volontà di Dio, riconosciamo Dio come il nostro Signore e quindi siamo il regno di Dio, viviamo già nel regno di Dio. Ora, appunto, nel regno di Dio, cioè nel fare la volontà di Dio, non c'è un potere da esercitare, ma un servizio da esercitare.
E Gesù appunto si proclama proprio nel Vangelo di oggi colui che è Signore perché è venuto a servire. E questo ricordiamocelo, per il battesimo tutti noi siamo costituiti profeti, nel senso che abbiamo l'obbligo, la missione di testimoniare la parola di Dio, siamo costituiti sacerdoti, ma sacerdoti appunto del sacerdozio che stiamo celebrando qui adesso. Lo sapete, c'è il sacerdozio mio ministeriale, che c'è ministeriale perché? Perché sono al servizio del sacerdozio battesimale di tutti noi. Il sacerdozio battesimale di tutti noi consiste, appunto, seguendo l'esempio di Gesù, nell'offrire la nostra vita al Signore, perché la consacri. È il rito della messa, eh? E dopo la liturgia della parola c'è l'offertorio, e nell'offertorio ci sono tante ostie, ok? Quelle ostie rappresentano ciascuno di noi, sono per ciascuno di noi, e devono rappresentare l'offerta di noi stessi a Dio per realizzare il nostro sacerdozio. Cioè ogni settimana, ogni volta che partecipiamo alla messa, siamo chiamati a offrire la nostra vita, i sacrifici, gli impegni, ma anche le gioie, ma anche i momenti di allegria, di comunione, tutto ciò che abbiamo fatto in quella settimana, offrirlo al Signore. Perché poi il Signore nella consacrazione lo consacri, quindi nella consacrazione il pane e il vino che sono consacrati rappresentano i nostri sacrifici, la nostra vita che viene di nuovo consacrata. È come se rinnovassimo il battesimo, no? Viene consacrata. Per poi nella comunione diventare, proprio perché è stata unita alla, diciamo, la nostra vita è stata unita alla vita di Cristo, nella comunione viene data a tutti noi, viene offerta a tutti noi, proprio per creare una comunione d'amore all'interno della comunità. Quindi la domenica, quando celebriamo la messa, diciamo, stiamo esercitando il nostro servizio sacerdotale. Ma poi appunto non siamo nel battesimo, non siamo solo costituiti profeti e sacerdoti, ma anche re. Re non nel senso appunto del dominio, come si aspettavano i due apostoli, ma nel senso del servizio. Va bene? E re, uno dovrebbe dire, responsabili dei nostri fratelli, perché servire i nostri fratelli vuol dire che sentiamo su di noi la loro responsabilità. Sappiamo che se in quel momento non aiutiamo noi, non serviamo noi, il nostro fratello, la nostra sorella che ha bisogno, non c'è nessuno che lo farà al posto nostro. In qualche modo noi siamo il cuore e le mani di Dio, perché Dio si serve di noi per servire, per amare i nostri fratelli e le nostre sorelle. Quindi per il battesimo siamo costituiti responsabili dei nostri fratelli, anche perché, e credo che siamo tutti d'accordo, lo scaricabarile è lo sport più antico del mondo. Va bene? Lo scaricabarile dice: io che c'entro, mica so io che deve fare quella cosa. Magari appunto scarichiamo giustamente anche certe volte sul governo, su chi deve fare certe cose. Invece l'atteggiamento giusto del cristiano è dire: ok, magari non sono responsabile in prima persona di quella cosa, però c'è qualcosa che posso fare. E ringraziamo Dio un pochino, io ce l'ho sempre avuto nel mio modo di vivere, no? Cioè, quando c'è un qualche problema davanti a me, ok, magari non spetta a me risolverlo, non è compito mio. Però io mi domando sempre, vabbè, non è compito mio risolverlo completamente, ma sicuramente c'è qualcosa che posso fare. C'è qualcosa che posso fare per aiutare a risolvere questo problema. E attenti, in questo modo siamo re, perché in questo modo siamo dei responsabili. Nel senso, ci carichiamo noi delle nostre responsabilità e soprattutto ci ricarichiamo delle responsabilità che gli altri scaricano.
Vi ricordate quando Giovanni Battista, adesso fra un po' arriva Natale, quindi ci sarà di nuovo Giovanni Battista, indica in Gesù l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Attenzione, togliere il peccato del mondo non vuol dire prendere il cancellino e cancellare il peccato, io lo cancello, no, mica stiamo alla magia nera. Togliere, in latino, tollere, significa prendersi sulle spalle. Prendersi sulle spalle. Cioè, Gesù toglie il peccato del mondo perché prende su di sé i peccati, ma soprattutto le conseguenze del peccato. Cioè il fatto che invece di servirci gli uni gli altri, ci approfittiamo gli uni degli altri, violentiamo gli altri, gli facciamo del male. Gli rubiamo, facciamo vabbè, tutto quello che sono i 10 comandamenti al contrario, va bene? Perché se vogliamo con Gesù salvare il mondo, salvarlo vuol dire che noi cristiani, scusate, siamo i fessi del mondo, perché non solo non scarichiamo le nostre responsabilità, ma ci carichiamo pure quelle degli altri, quelle che gli altri scaricano. Ecco, però. Viva la faccia, insomma, perché poi questo, soprattutto adesso che tanto siamo tutti un po' anziani noi qui, no? Non siamo ragazzini. E qual è il grande problema dell'anziano, soprattutto oggi? Che viene considerato inutile, no? Viene messo da parte. Io, per carità, ufficialmente sto in pensione pure io, almeno dall'insegnamento, però appunto per fortuna come prete non vado mai in pensione. Va bene, cioè l'andare in pensione per carità è bello, perché uno non deve più lavorare con l'angoscia dell'orario, con l'angoscia dello stipendio e tutto il resto. Però guai se l'andare in pensione fosse metterci a far niente. Se ci mettessimo a far niente seduti in panchina al giardinetto, ecco, ci roviniamo. Perché è vero che servire è faticoso, però servire significa che siamo utili, ripeto, nella mia vita, non so, forse ve l'ho già detto e ve lo ripeterò, perché sono quelle frasi che hanno guidato la mia vita. Quando ero ragazzo, non so se ve lo ricordate, c'era un famoso benefattore che si chiamava Rolf Hollerò, l'avete mai sentito? No, era. E aveva fondato un'associazione per la lotta alla lebbra, e vi parlo degli anni 70-80, insomma, e aveva fatto tanto. A quei tempi non c'era la situazione come adesso, con dei popoli ricchissimi che siamo noi e popoli poverissimi, c'era molto meno povertà nel mondo. E siccome la lebbra è una malattia legata alla povertà, perché è un'infezione della pelle e sicura, e soprattutto non ci si ammala, semplicemente con un po' di igiene personale. E almeno quando è all'inizio la lebbra, quando ancora non è proprio avanzata, basta un pochino di disinfettante e il sapone con lo zolfo, pensate, e lavarsi col sapone con lo zolfo per togliersi la lebbra. Quindi costa poco, costava, e tuttora costa poco curare la lebbra. Ebbene, Rolf Hollerò aveva fondato gli Amici dei Lebbrosi, si chiamava così questa associazione, e nella nostra parrocchia c'eravamo un gruppo dei giovani, io ero giovane, e c'era il gruppo dei Lebbrosi, va bene, e seguivamo e aiutavamo raccogliendo soldi, le solite cose che si fanno, e per gli Amici dei Lebbrosi. Ebbene, il motto di Rolf Hollerò, che mi è sempre rimasto impresso, era: non c'è disgrazia più grande che potrebbe capitare a una persona che quello di rendersi conto di non essere stato utile a nessuno. Rendersi conto, cioè, quanta gente va in crisi perché si sente inutile, va bene? E se, inutile vuol dire poi messo da parte, ok? Allora, quando noi serviamo, è vero che noi serviamo gli altri, è vero. Però facciamo un grande servizio a noi stessi. Perché? Perché non c'è mai il rischio di sentirsi inutili. Va bene? Quindi,
noi regniamo con Cristo nel servizio. Perché? Perché ci sforziamo di essere comunque utili, di servire. Ecco, questo è il nostro vanto, questa è anche la nostra fede in Gesù, servo dei servi, e allora continuiamo la nostra messa rinnovando la nostra fede in Gesù, servo del Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente.